Sono davvero contento di essere qua, è food is tutta una very nuova much esperienza, China world over. fantastica. Sardegna meal time, ragazzi! Oggi qui abbiamo un panino da 5 kg di Renato. Guardate qua, un misto tra Ambovo e Clay, e sarà nostro. I soldi sono di YouTube. E noi li spendiamo così. Se non vi va bene, sono solo Beh, non è facile spiegare. Alla fine ero lì con la mia ragazza, siamo saliti su e c'era questo panino gigantesco. È molto grande, capite? Molto più delle esportazioni che noi facciamo. Bene, abbiamo qui questo coltello con cui eseguiremo il taglio del fantastico panino comprato da Renato. Renato, stiamo facendo un'ottima pubblicità. Io sono un tipo esigente e quando viene richiesta una mia prestazione do sempre il meglio e devo dire che questo panino rispecchiava tutte le mie aspettative. Fantastico, ve lo consiglio ragazzi, davvero, col cuore. Cioè, che ci mangiano, mi sono uscito, cazzo sono uscito di casa e dico, ciò che ci ho bastanti col panino. E dico, cazzo è buono che ci ho panino. Allora sono andato e ho detto, frate, cosa ti sei arricchendo in giro? Cazzo, che c'è Romeo? Cosa Romeo? Che c'è? Hai diventato Romeo? Cazzo, ci ho pigliato me, bam! E ci è uscito me, cazzo in Piazza d'Italia, fisso fisso, io col panino così in giro. Cazzo, sono arrivato al ghetto ed erano tutti in festa, tutti i miei amici sono diventati. Cazzo, io ero un bel contento, cioè non mi vedi quanto sono contento? No, 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 non mi vedi. In Francia siamo sempre stati abituati a mangiare cose diverse. Una cosa del genere non me l'aspettavo. Di norma vedo sempre pane, brioche, rane. Mi chiamo Gaia Delirius e sono stata invitata qua dalla mia rivista molto rinomata nel mio paese. Quello che posso dire su questo panino? Certamente che l'ho mangiato in un modo molto più dignitoso degli altri. Aspetto a te, lo stronzo le scriverà che non possiamo festeggiare perché manca da mangiare uno di noi, lo sappiamo, ma io aspetto a te e tua madre. Ci devo assicurare 16 ore così. Fermo, 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 fermo! Io non ci credevo, avevo chiesto sempre ai ragazzi.
ragazzi, ma di che cosa si tratta? L'uomo ha detto, ma è una torta, cazzo. Ma no, alla fine lui era lì, c'era gente che urlava, gente che pisciava dalla finestra. E no, alla fine è arrivato Enrico ed è stata festa.